nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, Cristo, Maestro e Pastore delle nostre anime, lo Spirito Santo, artefice di comunione della carità, sia con tutti voi. Carissimi, la nostra comunità della Parrocchia Annunciazione e della Vergine Maria e della Basilica San Quirico e Santa Maria del Pinicosterre in Santa Maria della Luca, riunita in questo giorno di festa, vive un momento di particolare gioia e solennità, perché riceve dal Vescovo e il suo nuovo parroco nella persona del presbitero Don Stefano Ancora. Nella successione e nella continuità del ministero si esprime l'indole pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida la funzione del scopregge. I fanciulli, Vescovo del Gento Santa Maria di Terra. Alterissimo Don Stefano Ancora, nato a Taurisano il 20 dicembre 1964, ordinato presbitero il 9 dicembre 1989, salute e benedizione del Signore. La Basilica Santuario di Santa Maria di Terra si renderà vacante a seguito del trasferimento di Don Giovanni Leo ad altro incarico. Dovendo quindi provvedere a tale ufficio, avvalendomi delle mie facoltà ordinarie, a norma dei canoni 521, 524 e 557 paragrafo 1 del codice di diritto canonico, ti nomino parroco della parrocchia Annunciazione della Beata Vergine Maria e rettore della Basilica Pontificia Santa Maria dei Finibusterre in Santa Maria di Leuca, a partire dal 21 novembre 2023 e per la durata di 9 anni, a norma della delibera CEI numero 17 del 6 settembre 1984. La vocazione specifica della realtà pastorale a te affidata è quella di essere ponte tra culture e popoli, luogo di accoglienza dei pellegrini e di evangelizzazione dei turisti. Curerai il culto eucaristico e la vera devozione mariana. Ti impegnerai nel promuovere il bene delle anime in sintonia con i sacerdoti collaboratori e con le comunità religiose delle figlie di Santa Maria di Leuca e delle suore compassioniste serve di Maria, offrendo con generosità l'annunzio della parola di Dio e le celebrazioni liturgiche, in special modo l'amministrazione dei sacramenti del battesimo e del matrimonio e l'ascolto delle confessioni sacramentali. Ti sostenga nella materna custodia della Vergine dei Finibusterre e l'intercessione delle beate Elisa Martinez e Maria Maddalena della Passione. Il Vescovo Vito Angiuli, protocollo numero 112 del 2023, dalla residenza del Palazzo Vescovile, Ugento, 29 agosto 2023, memoria del martirio di San Giovanni Battista, il cancelliere vescovile Monsignor Agostino Bagnato. Invochiamo ora lo Spirito del Signore perché il parroco dei fedeli forma una sola famiglia riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Veni, veni, adoro Spirito.
In Cristo, tuo Figlio, presente e operante della Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua dello Spirito Santo per formare un'unica famiglia riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale della Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità. Perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Interceda per te per tutti i presenti, la Santa Madre di Dio, rivederata con il dolce titolo di Santa Maria de Finibus Terrae, patrona di questa comunità parrocchiale. Esulta, figlia di Sion, perché ecco
io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose adereranno in quel giorno e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te, e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà giunta come eredità nella terra santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Caccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio.
In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tenendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Che riposa sempre nel santuario,
che durante il suo ministero questo santuario è stato elevato alla Basilica di Roma. E allora nostro Giuseppe Mottolo, che ha cantato le virtù di Maria, più volte ha definito il santuario di Lecca la gemma della diocesi. È una bella definizione. Naturalmente tutti gli altri santuari mariani sono importanti, eh? Non è che facciamo adesso, come dire, no, che importante qua, è quello mio, è quello tuo, no? Diciamo, no, non è questo che fa la lotta tra i santuari. Però è evidente che questo santuario di Lecca, rispetto a tutti gli altri anche importanti santuari, è a per la sua storia, per la sua collocazione geografica, per il suo significato spirituale, ha un'importanza per tutta quanta la diocesi. E io vorrei dire che in questo santuario, che ho scritto anche in qualche altro documento, la diocesi ritrova la sua identità. Se la diocesi ha una tonalità mariana, che queste chiese e santuari disseminati in tutta la diocesi, quindi veramente il vescovo che ho sempre detto, questa è una diocesi particolarmente mariana, però ecco, questo santuario è come se dà una impronta particolare a tutta quanta la nostra diocesi e quindi riveste un'importanza significativa, direi anche al di là della diocesi, perché il santuario di Lecca è un punto di riferimento per tutto il Salento, anzi direi un punto di riferimento dopo che l'Europa ha riconosciuto la via francigena da Canterbury in Inghilterra all'epoca, gli ha dato, come dire, una risonanza europea. Questo naturalmente è molto importante. La Madonna dunque risplende in questo santuario in una maniera particolare, di una bellezza particolare, che potremmo dire che è la bellezza della nostra gente del sud. La bellezza, come dire, della nostra realtà mediterranea. La Madonna è qui, come ho scritto anche in tanti altri testi, come un faro di luce spirituale che illumina il mare mediterraneo, con tutto quello che il Mediterraneo rappresenta, soprattutto nel nostro tempo. E non soltanto per la questione dei migranti, ma per il suo valore culturale, per il suo significato storico, per quella ricerca di una nuova umanità che, diciamo, nasce dalle radici delle culture mediterranee e che oggi si vuole in qualche modo richiamare. Di questa bellezza allora per Stefano è ripieno questo santuario. Tu sei chiamato a custodire questa bellezza del santuario, farla risplendere, ovviamente a farla conoscere nelle diverse modalità. Richiamo i quattro riflessi della splendida luce della Vergine di Fiducia. Ci sono, se la Madonna è come un faro di luce, voi immaginate quattro fasci di luce. In maniera particolare la Madonna lancia sul nostro territorio salentino e sul Mediterraneo. Innanzitutto, il santuario di Lecca, ripeto alcuni richiami di Paolo VI e la sua famosa
esortazione alla Madonna. Il santuario diventa innanzitutto la casa della Vergine in ascolto, il primato dell'ascolto. Cosa si dovrebbe fare in un santuario? Innanzitutto il primato di un popolo che è in ascolto di Dio, naturalmente, attraverso la sua parola, ma anche un ascolto della storia, di quello che accade, di quello che avviene proprio qui, di fronte al santuario, nel Mediterraneo. C'è essere un ascolto come quello della Madonna, che era un ascolto conservativo e interpretativo. Il Vangelo di Luca dice: conservava nel suo cuore tutte le parole e le meditava. E quindi un ascolto conservativo, interpretativo, domandarsi: ma cosa succede nel nostro mondo? Cosa Dio vuole da noi oggi? E nello stesso tempo, dicevo, l'ascolto della Madonna era meditativo e ascelto, ricordava, confrontava le parole ascoltate, le parole di Dio, naturalmente, la presenza di Cristo e, diciamo, i fatti della vita di Gesù. Chissà quante volte la Madonna si sarà interrogata su quello che accadeva a suo figlio. E meditava. Il Vangelo di Luca su questo è molto attento, ripeto, due volte ritorna su questo atteggiamento di Maria. In questa prospettiva, il santuario della Vergine di Filibuster deve essere il modello dell'ascolto della parola di Dio, accompagnato dall'attenzione alla vita dei uomini e alla storia del mondo. Viene così indicato il primo compito di tutti coloro che sono al servizio del santuario, di tutti, i sacerdoti, le religiose, i laici, naturalmente in maniera particolare dei sacerdoti. Essi sono chiamati a meditare personalmente e comunitariamente la parola, facendosi maestro di ascolto per tutti i suoi fedeli. Inoltre, il loro compito e mettersi a servizio per ascoltare i penitenti che arrivano, ma anche per ascoltare i pellegrini. Sempre di più a questo santuario vengono gente non soltanto del nostro territorio, ma anche da diverse parti dell'Europa. E allora noi dobbiamo, come dire, accoglierli, ascoltarli e naturalmente infonde loro fiducia e speranza. Il secondo compito: il santuario di Lerca è la casa della Vergine in preghiera. In quanto donna orante, tutta la vita di Maria è un dialogo permanente e un'intima comunione con Dio. Tanto che si dovrebbe dire che la sua preghiera è la sua stessa persona, come Gesù. Nel Vangelo di Luca, l'Evangelista dice sempre che Gesù si metteva in preghiera la notte, la mattina presto. Ecco, questo santuario dovrebbe essere un fascio di luce orante che invita a pregare. In questa prospettiva, il santuario di Verona deve essere casa e scuola di preghiera per tutti coloro che lo visitano e lo frequentano. Non è soltanto venire, vedere la Madonna, dare il bacio così e poi finisce. Certo, anche queste espressioni di devozione sono buone, naturalmente, ma, come dire, ci deve essere un clima che invita alla preghiera. Naturalmente sono tante le forme di preghiera. La preghiera silenziosa, che questo è importante, venire nel santuario, stare in silenzio, guardare l'effigie della Madonna in maniera silenziosa. La preghiera contemplativa, la preghiera di domanda,
di intercessione, ovviamente la preghiera liturgica. In questa preziosa opera spirituale un contributo significativo è offerto anche dalle suore figlie di Santa Maria di Leuca, che prestano il loro servizio al santuario, che io prendo l'occasione per ringraziare loro, la loro comunità, la madre. Abbiamo celebrato la festa della Beata, la loro fondatrice, avremo altri momenti significativi per la loro vita di congregazione che diventa anche in qualche modo la nostra vita di Chiesa di Gesù. Terzo, il santuario di Leuca inoltre è anche la casa di Maria, madre consolata e madre consolatrice, madre consolationis e consolatrix afflictorum. Papa ha voluto che il testimo si mettesse con questa intenzione delle litanie lauretane. Quindi il santuario come luogo del ministero della consolazione, che ovviamente si esercita attraverso il sacramento della confessione, ma non solo, si esercita con una parola di consolazione da dire alla gente che viene magari con tante sofferenze interiori, personali, spirituali, e che desidera una parola di conforto. Per questo, direi caro Stefano, con il beato Alberto Barberi, tutti coloro che prestano il servizio a Sant'Antonio di Leuca dovrebbero sperimentare la gioia, queste sono le parole, di poter asciugare anche una sola lacrima. E beh, questo non viene a Sant'Antonio, con tutti i suoi problemi, difficoltà familiari, personali, e trova una persona, un sacerdote, una religiosa, un laico che lo aiuta. Lo aiuta, come dire, ad essere, a pacificare il proprio cuore, a renderlo in pace. Questo ministero della consolazione, che è così è molto importante. Sant'Antonio di Leuca, infine, della quarto fascio di luce, è la casa di Maria, donna di frontiera, non ci vuole molto spiegare, da qua proprio come dire, no? Sul crinale del promontorio. La sua posizione geografica, affacciata sul Mediterraneo, richiama il valore simbolico della sua presenza. Il suo fascino sul flusso si irradiano in tutte le culture del Mediterraneo. La Madonna è venerata anche dalle altre religioni, anche dalla religione musulmana. Non è la stessa cosa, però si ritrova, come dire, c'è una grande devozione anche nella realtà dei musulmani. E direi, attenzione anche a questo, anche la cultura laica, quella che magari non è reverente, non è, come dire, in sintonia con la cosa, con la realtà del cristiano e della Chiesa, anche la cultura laica le riserva una particolare attenzione. Quanti scrittori, Jean-Paul Sartre, per esempio, che pure non era, diciamo, ma io ricordo soprattutto bellissimo, come dire, poesie di Rainer Maria Rilke, che è uno dei più grandi poeti, diciamo, del Novecento. Di cultura tedesca, ma con un grande influsso, il quale è scritto sulla Madonna delle cose straordinarie. Pensate che ha scritto due bellissime poesie sul mistero dell'Annunciazione. Naturalmente, guardate politicamente, come dire, sulla sua angolazione, non è teorico. Però, già, queste immagini di Maria
che diciamo viene l'Annunciazione, questa chiesa è dedicata anche alla Madonna dell'Annunciazione, risveglia in un poeta laico tutta una serie di sentimenti e mi fa scrivere addirittura due pensieri che sono citati, molto citati. In questo senso il santuario ha anche il compito di promuovere nel nome della Vergine Maria il dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale. Sarebbe bello che il santuario diventasse punto di riferimento, lo è già dalle iniziative che abbiamo già fatto, punto di riferimento diciamo anche di cultura. Allora vedete, la preghiera, la carità con le sue passioniste, la cultura, tutto questo è sacrale. Carlo Stefano, affido alla tua intelligenza pastorale che impegna a far risplendere queste quattro luci dell'agenda della diocesi. La vita umana è un cammino, un viaggio nel mare della storia, spesso oscuro e in burrasca. Abbiamo bisogno di sfruttare gli astri, le stelle che ci indicano la rotta. Maria è la stella del mare, lo splendore della speranza. Facendoci voce dell'invocazione di tutti i credenti, nel cammino verso la Patria Celeste, anche noi questa sera invochiamo la Vergine con le parole di Benedetto XVI, il Papa che è venuto qui nel 2008. Lo sta in qualche modo a ricordare. Queste parole di Benedetto XVI siano per noi come il segno della benedizione di Maria sul nostro cammino e sull'impegno pastorale che possiede. Dice così il Papa: Santa Maria, Madre di Dio, Madre nostra, insegnaci a credere, a sperare e ad amare con te. Indicaci la via verso il suo regno. Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino. Figlio carissimo, prima di ricoprire l'ufficio di parroco davanti al popolo affidato alle figure, rinnova le promesse fatte il giorno della tua ordinazione presbiterale e manifesta il desiderio di vivere il tuo ministero nella docilità di Dio tre volte santo, in piena comunione con il tuo vescovo, con il presbiterio della nostra amata Chiesa particolare. Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi, nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola, nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico, nel sacramento della riconciliazione, all'onore di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sono un sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi, consacrando te stesso insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio, lo voglio.
creare rispetto e obbedienza. Sì, lo vorrei. Dio che iniziare in te la sua opera, la porti a compimento. Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo figlio, piena di ogni grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per il popolo santo di Dio, a imitazione di Maria, che ha cooperato in modo speciale alla redenzione, renda buona testimonianza al Vangelo davanti al mondo. Preghiamo. Dio per i pastori, sostenuti dalla Vergine fedele, precedano e guidino i fratelli nella fedeltà a Cristo e rechino ai poveri il lieto annuncio della salvezza. Preghiamo. Dio per la pace nel mondo, perché i cristiani, uniti a tutti i credenti di ogni fede e agli uomini di buona volontà, eleghino costantemente preghiere e suppliche, specialmente in questo tempo così provato da violenze e guerre, all'onnipotente il dono supremo della pace che si impegnino con coerenza di fede e spirito di carità a diventare umili strumenti di pace. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché a imitazione di Maria, donna forte e paziente, diventi adulta nella fede e collabori con gioia e passione all'opera della redenzione di Cristo in favore degli ammalati, dei poveri e dei pellegrini. Preghiamo. Dio per il nostro nuovo parroco e rettore Don Stefano Ancora, perché diventi l'umile lavoratore della vigna del Signore dove ognuno può trovare comprensione e amore. Signore, fa che sia instancabile nel dono di sé, nell'annuncio della parola, vigilante nella preghiera, lieto e accogliente nel servizio della comunità. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. O Dio, che eri Maria Vergine, colmata dello Spirito, cooperatrice generosa del Redentore, concedi anche a noi di aderire totalmente a Cristo per collaborare alla salvezza del mondo e di vivere regna dei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio che ti presentiamo, Padre, nel devoto ricordo della madre del tuo figlio, ci trasformi per tua grazia in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E nostra è veramente giusto renderti grazie e bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. L'umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera dell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, dagli angeli e dai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua gloria. Annunciamo la salvezza.
Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo unicamente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nel amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vito, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, a mettere alla luce del tuo volto. E noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, e tutti i Santi che ogni tempo mi curano per lì, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, in unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formando il suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro,
Signore, che ci arricchi dei tuoi sacramenti, nel gioioso ricordo della Dea Roberta Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ti conceda di presiedere e di servire fedelmente questa famiglia parrocchiale, in comunione con il tuo vescovo, annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri, testimoniando la carità di Cristo. Io sottoscritto sacerdote Andrea Doria, vice cancelliere della Curia Vescovile, avendo dato lettura della bolla di nomina dinanzi alla comunità adunata per la celebrazione eucaristica nella memoria della presentazione della Beata Vergine Maria, dichiaro che in data odierna Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca, ha emesso canonicamente il reverendo sacerdote Stefano Ancora come parroco della parrocchia Annunciazione della Beata Vergine Maria e rettore della Basilica Pontificia Santa Maria dei Fini Custerre in Santa Maria di Leuca. Testimoni sono i signori Sergio Donato Creati e Suor Veronica Pallini. Santa Maria di Leuca, 21 novembre 2023.
Con viva e sincera emozione, porgo a nome dell'intera comunità il più sentito benvenuto a Don Stefano Ancora. Oggi la nostra comunità è in festa per il dono di un nuovo rettore ed è per questa grande gioia che il primo sentito, profondo ringraziamento va al Signore che ci dona di vivere momenti così forti per la nostra fede e che si rivela a noi con il dono di un nuovo pastore. Poi il ringraziamento va al nostro vescovo, il signor Guido Angiulli, che lo ha scelto e lo ha mandato. A te, Don Stefano, chiediamo di sostenerci nel nostro cammino di fede, soprattutto nelle fasi della vita in cui è più forte la sete di spiritualità e il bisogno di mediazione fra noi e Dio. Aiutaci a conservare lo stupore e la gioia di essere comunità cristiana, la gioia di appartenere a Cristo. Siamo sicuri che questa gioia diventerà contagiosa se guidati dalla tua pastorale competente e illuminata. La Beata Vergine Maria di Leuca accompagna il tuo cammino in questo nuovo tratto di strada del tuo ministero e ti sostenga col suo abbraccio materno. Benvenuto Don Stefano, siamo pronti a pregare, a lavorare e a camminare insieme a te. Grazie. Rivolgo in prima istanza un caloroso saluto
Santa Unzione e mi associo anche io a un caloroso benvenuto a Don Stefano Ancora, quale reggente della nostra Basilica e quindi di tutta la nostra comunità. Il mio saluto si estende e si rivolge a tutti i presenti e soprattutto alle autorità anche civili e militari intervenute, Sua Eccellenza il Prefetto, il Sindaco di Ugento, gli amministratori intervenuti e ovviamente le autorità militari. Come magistralmente non si potrebbe far altro che sottolineare la profondità dell'omelia di Sua Eccellenza. Sua Eccellenza appunto ricordava che questo è un luogo di grande devozione per l'intera comunità salentina e anche di profondissima accoglienza. Siamo certi che Don Stefano Ancora sarà capace di farsi tesoriere e promotore della luce del faro di colei la quale più di ogni altro è portatrice e difensore delle istanze della nostra umanità e sarà capace di porre una parola di conforto nei confronti di chiunque ne avrà bisogno anche in un contesto geopolitico come quello attuale che ci porta a profonde riflessioni di dolore e chiaramente di amarezza. Pertanto il mio è veramente un caloroso invito a farsi partecipe e promotore chiaramente della fraternità e di cooperare insieme a quella che è appunto la nostra comunità appunto in un messaggio di profonda spiritualità così importante per questo luogo e per tutti noi cristiani. Grazie. Questa vocazione di pace appartiene alla vostra terra.
Siete soprattutto una finestra di speranza, perché il Mediterraneo, storico bacino di civiltà, non sia mai un arco di guerra teso, ma un'arca di pace accogliente. Ahimè, di fatto però, di queste ultime settimane ci fanno preoccupare molto per i rumori di guerra in Ucraina, in Terra Santa e in tanti altri del mondo. Quanti impegni gli arrivano dalla vocazione di questo luogo santo? Pregare, custodire, accogliere, ospitare, sostenere, soccorrere. Il vescovo Vito Angiuli ha indicato questo luogo come uno dei tre fasi che caratterizza l'identità della vita ecclesiale e sociale del nostro popolo. In questo momento, sentendo anche il peso delle aspettative e pensando agli impegni che dovrò attendere, faccio mie, Eccellenza, le sue stesse parole, che nella sua prima omelia del giorno del suo ingresso in diocesi ebbe a dire: saremo all'altezza dell'arduo compito che ci è posto dinanzi? Se contiamo solo sulle nostre deboli forze, avvertiremo la difficoltà di essere fedeli a questa chiamata. Ma non siamo soli, siamo custoditi e protetti dalla Vergine dei figli cristiani. Meditando il mistero della vita e della missione di Maria, mi hanno sempre colpito tre parole con cui la Vergine Madre si è posta totalmente nelle mani di Dio. Ecce, magnifica, spada. Pensando al mio impegno di umile servitore in questo santuario, non ho programmi o progetti particolari da proporre o da portare avanti. Il mio programma è il Vangelo e il mio progetto non può essere che mettere nel servizio di Cristo e della sua Santa Chiesa. Tuttavia, in questi mesi, tre parole mi sono risuonate nell'anima: casa, discepolo, mediterraneo. La casa indica il luogo della intimità familiare, degli affetti più cari, dove il parlare cuore a cuore diventa preghiera, espressione vera dei più puri sentimenti. Questa, il vescovo dell'omelia l'ha sottolineato per quattro volte. Questa è la casa della madre, e qui tutti, come pellegrini, o viandanti, o turisti, o anche solo mendicanti, diventiamo figli da abbracciare e amare, nel nome di quel Figlio Santo e Benedetto che la Madonna tiene tra i suoi ginocchi. Il discepolo ci ricorda Pietro, il primo degli apostoli, che qui, secondo l'antica leggenda, ha lasciato le sue orme nel suo viaggio che lo portò a Roma, dove rese la sua estrema testimonianza d'amore al suo Signore. Discepolo ci ricorda anche l'apostolo Giovanni, che con Maria era ai piedi della croce e dal Redentore morente ricevette in dono la Vergine Maria come madre e da quel momento la portò con sé nella sua casa. Questo santuario che accoglie tutti e anche la casa dei discepoli del Signore. I cari confratelli sacerdoti si sentano qui come nella loro casa, perché possano sempre, specialmente nei tempi difficili del loro ministero, abbracciare la madre e sentirsi consolati e amati da colei la cui benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiamme liberamente a rimandare. Mediterraneo è il mare su cui estremo promontorio di Adigio è collocato questo antichissimo santuario dedicato alla Madonna dei Figli Cristiani. Da qui si vedono le montagne dell'Albania e le prime isole greche. Ieri pomeriggio era uno spettacolo meraviglioso per me. Da qui lo sguardo, solcando le onde del mare, si spinge verso i grandi continenti dell'Africa, dell'Asia. Qui è sorta la carta di Neuca, che come ci insegna il nostro vescovo Vito, è una profezia che germoglia in questa terra semplice e povera, in queste nostre comunità umili e laboriose, che intendono coinvolgere uomini e donne di buona volontà, perché la convivialità sia possibile. Questo è il nostro sogno. Non un'illusione, una fantasia, ma un'utopia concreta che fonde le sue radici nell'identità plurale di questo mare, scritta nel suo contesto storico, geografico e culturale.
Questo santuario ci ricorda la sua vocazione ecumenica. Oggi, che faccio l'ingresso in questo santo luogo, mi avete voluto accompagnare in tanti, e vi ringrazio tutti. E a ciascuno di voi non posso che promettere di assicurare la povertà della mia preghiera e del mio umile servizio, perché questa casa della Madonna continua a risplendere di spiritualità, di amicizia e di accoglienza fraterna. Grazie agli amici che da varie parti sono voluti venire qui per stare vicino e curarmi di me. Vi sono riconoscente per il dono della vostra amicizia e anche per l'aiuto pastorale in questi anni di parroco che avete offerto. Ciò che so lo devo alla grazia di Dio, ma anche a voi, con la vostra amicizia e pazienza. Sono grato alla comunità di Torresano e in essa ai cari familiari. Sono grato alla comunità di Acquarica che ha visto sorgere il mio ministero di parroco. Sono grato alla cara comunità di Stecca che mi ha maturato nel servizio disinteressato alla Chiesa. Sono grato e mi permetterete di esserlo stasera in modo del tutto speciale alla cara comunità di San Giovanni di Bosco. Sindaco di Ugento e tutte le altre autorità presenti.
Assicuro la mia preghiera costante e la mia sincera collaborazione per il bene della nostra popolazione. Saluto e ringrazio Monsignor Fernando Panico, che ha voluto gentilmente essere presente, il nostro vicario generale, Monsignor Benvenuto, tutti i confratelli sacerdoti, insieme a tutti i consacrati e consacrati. Questa è la vostra casa e qui troverete sempre una mamma pronta ad accogliere e ad abbracciare. Il mio grande pensiero va al carissimo Don Gianni Leo, che ha amato e servito questo santo luogo con umiltà, semplicità e abnegazione. Grazie, Don Gianni. E non posso non ricordare gli altri lettori che hanno reso bello questo luogo, Monsignor Antonazzo, Monsignor Stendardo, che tanto ha fatto per dare dignità a questa basilica, Monsignor Rosario, mio compaesano, e tutti gli altri i cui nomi sono scritti. Un commosso ricordo di tutti i vescovi che hanno amato, onorato, benedito e servito questo luogo. In particolare non posso non ricordare Monsignor Rocco, che ha voluto dotare questo luogo di nuovi edifici come il villaggio del Fanciullo, e specialmente per aver chiesto e ottenuto dal Santo Padre che il nome di Santa Maria di Leuca fosse unito a quello di Gento per la denominazione della nostra Chiesa diocesana. Ricordo Monsignor Biglietta, che tanto fece perché questo santuario da Papa Giovanni Paolo II fosse elevato a diventare una basilica pontificia. Monsignor De Crisantis, che si adoperò per la visita di Papa Benedetto XVI. Eccellenza carissima, non me ne voglia se le ho riservato il posto finale dei ringraziamenti, non per l'ultimo, ma perché è più importante, l'apice di tutto. Come l'animo del poeta, ora così anche il mio. O mai stato il corpo mia favella, o quanto il corpo il dire come fuoco il mio concetto. E questo che il mio figlio è tanto che non basta dice al popolo. Ho visto la stima e la fiducia che sempre mi avete manifestato. Ho visto la pazienza e la benevolenza con cui sempre avete colmato le mie deficienze. Ho visto l'amorevolezza e la saggezza con cui attendete al vostro ministero di pastore di questa piccola ma bella chiesa argentina. Ho visto le vostre gioie insieme anche alle vostre sofferenze che il ministero rende a coloro che lo vivono con amore e passione. Ho visto la robustezza della vostra fede e la ricchezza della vostra sapienza. Ho visto la vostra sollecitudine per il bene della chiesa e lo sviluppo della nostra umana società. Ho visto la vostra umanità ricca e povera allo stesso tempo. Perciò che ho visto, grazie, grazie, grazie. Il Signore la perdoni sin da ora, perché ha scelto un poco di buono come me, per questo luogo santo. Mi sostenga con la sua. Sostenga con la sua preghiera e non mi faccia mai mancare la meravigliosa della sua paternità. Lei lo sa che le voglio bene. Thank you.
allora chiediamo al Signore la benedizione di tutti noi, in particolare di Stefano, e chiediamo alla Madonna veramente di aiutarci tutti, lui in particolare, che sono in questo compito, tutti quanti noi, a vivere questo tempo drammatico, difficile, ma anche, come dire, aperto a tante prospettive, a vivere con tanta generosità. Signore, sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio, il potente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Uscendo poi dalla chiesa, oppure dalla sacrestia, andiamo nella sala del pellegrino, vero? Dove è stato preparato un buffet per tutti quanti. Quindi mi raccomando, non scappateci. Ci vediamo giù, noi il tempo di svestirci e poi ci vediamo giù per scambiarci qualche parola e per consumare qualche cosa. Va bene? Sarò lieto per tutti quanti. Andate in pace.